Blitz del Martina che passa al Puttilli di Barletta nella vendetta sportiva della scorsa stagione, quando le due squadre furono avversari in Coppa e Campionato per il salto di categoria. Di Ancora e Pinto le reti che firmano lo 0-2 martinese. Le formazioni: Farina dispone il suo Barletta con il consueto 4-2-4, Maccioni affianca Lattanzio in attacco, Russo e Loiodice in fascia, out Telera, Padalino e Nannola. Pizzulli, ex della partita, lancia Tuccitto alla prima da titolare in mediana. Nel 4-3-3 guida Lopez, assistito da Ancora e Pinto, panchina per l'ultimo arrivato Amabile. Avvio molto equilibrato con mediane e dense. Dopo 12 minuti protesta il Barletta, su cross di Russo da destra lo Iodice e Mancini vanno a contatto, tutto regolare per l'arbitro Teghille della sezione di Collegno. Prima vera occasione per Pollidori, il capitano del Barletta anticipa la concorrenza sul corner di Vicedomini ma non trova la porta, questione di centimetri. Partita spigolosa, ne fa le spese Tejo che stende con questa brutta entrata allo Iodice. Barletta ancora pericoloso con i difensori, Milella al cross, Petta ci prova due volte in aria ma trova l'opposizione della difesa ospite che salva in corner. Nervi molto tesi alla mezz'ora, Maccioni e Perrini si spintonano a palla lontana, il difensore del Martina va giù, ne viene fuori una mischia gigantesca, Teghille riporta la calma ammonendo Vicedomini Ancora. Lo Iodice tra i più in palla nei padroni di casa, semina il panico a sinistra e crossa, Lattanzio sul secondo palo tocca ma non basta per trovare la porta. Ospiti a un passo dal gol al 36esimo, rimessa lunga di Cappellari, Lopez stacca tra Pollidori e Petta, palo pieno a Pier Santi battuto, e l'alba di un finale di frazione favorevole al Martina suggellato dallo 0-1 che arriva al minuto 43. Punizione dai 30 metri di Ancora, il pallone si abbassa improvvisamente e prende alla sprovvista Pier Santi. 0-1, porta del Barletta battuta dopo 433 minuti. Si va a riposo con questo parziale. Dagli spogliatoi il Barletta rientra con la Vopa per Milella, si passa al 3-4-1-2 con il Noentrato e lo Iodice alle spalle di Lattanzio, Russo e Maccioni in fascia. Proprio la Vopa è protagonista di un episodio da Moviola dopo 5 minuti, duello fisico in campo aperto con Perrini, i due vanno giù per l'arbitro e fallo dell'attaccante. Pasticcia Vicedomini sulla sua tre quarti, ne approfitta Lopez che arma il sinistro di Ancora, alto da buona posizione. Chiave della partita, il Barletta attacca con tanta foga e altrettanti errori, 10 volte in fuorigioco nella prima ora, il Martina è più verticale. All'ora di gioco Lopez fa partire una sassata su sponda di Ancora, a lato, episodio da Moviola in area martinese un minuto dopo, Russo controlla di petto e salta Cappellari, il 7 va giù per l'arbitro, non è rigore ma corner, protesta il Barletta. E ancora la squadra di Pizzulli a sfiorare il gol, Lopez scatta sul rinvio della difesa, brucia Petta ma una volta davanti a Pier Santi non è cattivo al punto giusto. Farina vede i suoi in affanno e cambia, dentro Mercorella per Cafagna, Maccioni scala in mezzo, Pizzulli risponde inserendo Nicolli per Tuccitto e Salvi per Ancora. Chance colossale per il pareggio biancorosso, lo Iodice inventa a sinistra e invita al tiro la Vopa, rigore in movimento smorzato sulla linea da Cappellari. Martina che non sta a guardare, Lopez, imponente la sua partita, ne salta due e invita in aria per Nicolli, Mercorella salva, Farina prova il tutto per tutto con Zaldua per Vicedomini, 6 uomini d'attacco contemporaneamente in campo, Pollidori ci prova di testa, alto, altro tentativo aereo dei biancorossi, blitz in aria martinese di Petta che impatta ma angola troppo su invito da sinistra, l'ultima speranza di pareggio del Barletta vola via al 91esimo su questo sinistro di Lattanzio in aria, alto sulla traversa di Suma, al 93esimo la chiude il Martina, tocco involontario di La Vopa che si trasforma in assist per Pinto, abile a battere Pier Santi, 0-2 e Puttilli gelato. I tre punti vanno al Martina che ritrova la vittoria dopo 3 KO di fila e sale a quota 6 in classifica. Barletta sconfitto dopo 4 successi consecutivi. La squadra di Farina scende in quinta posizione ma esce dal campo tra gli applausi del suo pubblico.